correre due mezze maratone a distanza di una settimana potrebbe essere un evento traumatico per il vostro corpo. Chiaramente dipende dal ritmo utilizzato e soprattutto da quali allenamenti vengono svolti durante la settimana, ma se stiamo parlando di Cosimo Run, tutto è possibile e per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Buongiorno a tutti! Sono le 5:30 direzione Barletta! Allora ragazzi, anche oggi un orario comodo, 1:40 di macchina per andare a fare la mezza maratona di Barletta. Siete pronti? Io no! Sto morendo dal sonno come sempre! Ma questi orari non si può, ragazzi, non si può, sbagliato sport! Ci vediamo dopo! Iniziamo subito con il riscaldamento, quello serio, con il grande Mimmo Tignatti, applauso! Mi ha portato la sciarpa! Avevo sbagliato pure strada il riscaldamento. Come Loki? Ah, inseguiamo le galline! E dopo il riscaldamento nel parcheggio, adesso facciamo il riscaldamento con tutti i grandi atleti di Barletta! Approcciamoci, stiamo approcciando! Speriamo che questo approccio non sia un appoggio. Quanti atleti ci sono? 1.500 credo, no? 1.500 per la mezza di Barletta, ragazzi! Cosimo tenta in tutte le maniere di farmi partecipare, anche se sa che io non sono un grande comunicatore. Non fa niente, mi basta l'immagine di Mimmo. Partenza successiva, quella di Barletta, sotto al castello. Siete belli, ragazzi! L'impostazione del ritmo della gara è ovviamente pensato per permettere a Cosimo di farla in maniera piacevole, in progressione. Secondo me è il consiglio che gli do sempre, perché in questo caso con il passare dei chilometri riuscirete a correre in maniera piacevole anche andando più velocemente, e chiaramente questa volta, per la prima volta, mi ha ascoltato. Anche questa settimana facciamo la mezza, no? Presente, ovunque e comunque. Dopo il primo chilometro ci troviamo dopo una volta era la partenza. Anche qui, come a Gallipoli, hanno spostato la partenza. Peccato, perché qui era in discesa, quindi si spingeva parecchio. Siamo al quinto chilometro e adesso procede tutto bene, non c'è fretta. Oggi l'allenamento era un 21 chilometri, semplice, quello che viene viene, quindi andiamo, anche perché sinceramente sto sentendo un po' di stanchezza della 21 della settimana scorsa, ma non fa niente, questo Massi mi aveva già avvisato che sarebbe successo, ma vamos! Siamo qui con i palloncini dell'ora 55. Modo easy, ragazzi! Per ora, poi vediamo di accelerare un poco. Vediamo un po'. Un saluto! Ai palloncini dell'ora 55! Sempre presente! Ciao ragazzi, a dopo! Ci vediamo dopo per la prima, Cosimo! Assolutamente! No, Cosimo! Ciao! Siamo al 10° chilometro! Siamo al 10° chilometro, 51 minuti, abbastanza tranquillo. Ci troviamo sul lungomare, dove in questo momento incominciano ad arrivare già
gli odori di frittura. Non si fa così, ragazzi, non si fa. Secondo me lo fanno apposta. C'è già questo odore di frittura. Oh, che buono, buono. Ok, ragazzi, siamo al 19.500 metri. Sono morto. E adesso 1:38. Mamma mia, ce la posso fare. Forza, ragazzi, bravissimo. Ok, positivo, c'è. E l'arrivo, ragazzi, come la partenza. Si passa dal castello. Spettacolo, ragazzi. È un po' pesante l'arrivo sull'erba. Non ci facciamo mettere mai nulla. Ed eccoci! È vivo! Va bene! Forza, ragazzi! Forza! No! Mi sto trovando una nuova danza. Ostelle, una benvenuta a tutte le mujeres. Arrivato poi al traguardo, mi ha subito chiamato per dirmi che aveva realizzato lo stesso tempo della settimana precedente, cosa che vuol dire che comunque è in buona forma, è a 4 minuti dal suo personal best, ma nei prossimi giorni dovrà correre oltre 50 km e poi fare con me una maratona della quale ancora non vi posso svelare il contenuto, però sicuramente era molto felice di mangiare dopo l'arrivo. Forza! Eccoci qua! Complimenti! Bravo! E adesso ci va a mangiare! Medico di gara, grazie Luciano, dove? Abbiamo bisogno del medico di gara sotto l'arco sporting shoot. Medico di gara! Siccome però l'obiettivo vero è quello di correre il passatore, dove ci sarà anche David Colgan che lo aiuterà, forse in partenza, forse all'arrivo, ad ogni modo Cosimo deve cercare assolutamente di aumentare i chilometri senza però ridurre gli allenamenti di qualità. In questi giorni è stato un po' veramente un allievo discolo, ma nei prossimi giorni lo aiuterò con degli allenamenti ben mirati. Tra qualche settimana sicuramente farà la 100 o la 50 km. Voi nel frattempo, Stay Strong, Keep Running, ci vediamo alla prossima. Scrivetemi qua sotto quali altre maratone dobbiamo far fare al Pro De Cosimo.